Ernesto Di Lorenzo, editore, ha avuto l'iniziativa di ricordare padre Pietro Lombardo, che è morto da 10 anni. Ebbene, chi era padre Lombardo? Ma Pietro Lombardo è stato un missionario di frontiera, un prete che ha vissuto in prima linea nel sud del mondo, e un uomo che ha dedicato l'intera esistenza agli ultimi, facendosi lui stesso ultimo fra gli ultimi. Un impegno missionario totale per i pigmei, facendosi, come diceva lui, pigmeo tra i pigmei. E quindi vogliamo ricordarlo nel decennale della morte, ricordare questa sua vita straordinaria, 40 anni nella foresta del Liuri con le popolazioni nomadi dei pigmei, per un riscatto, per dare ai pigmei la consapevolezza della propria dignità di uomini. Ha lavorato moltissimo, è stato impegnato in una missione difficile e delicata, perché chiaramente lavorare all'interno di foresta con il pigmeo non è stata un'avventura facile. Ma teniamo conto anche della difficile questione congolese, una guerra civile che dura ormai da 25 anni. Il padre Lombardo ne è stato testimone, l'ha analizzato con grande lucidità anche nei suoi articoli, pubblicava sul giornalino del filo diretto, questo periodo trimestrale. È una questione che si trascina ancora oggi con 7-8 milioni di morti in 25 anni. Una guerra tribale fra diversi gruppi etnici, sono 200 gruppi etnici in Congo. Lui ha vissuto sulla propria pelle questa guerra, ma ha vissuto tutte le insidie della vita nella foresta, ha vissuto anche il problema della malaria, è sopravvissuto a tutto questo. Purtroppo è morto in un assurdo incidente stradale sul raccordo anulare di Roma. Noi ricordiamo un po' l'eredità morale che ci ha lasciato, ecco, questo vivere la vita col coraggio delle proprie idee, delle proprie scelte, di essere se stessi fino alla fine e a qualunque costo. E quello è quello che lui ha fatto. Quindi diciamo un atto doveroso ricordarlo. Io direi di sì, da parte della città di Alcamo, ma non solo, da parte del mondo, della solidarietà internazionale. Lui è stato un paladino delle minoranze etniche, e questo va ricordato anche in questo momento. Ha realizzato una missione a Biakato, con un ospedaletto, con delle classi per i bambini, con dei laboratori di artigianato. Purtroppo la guerra ha distrutto tutto, rimane quasi nulla della missione di padre Lombardo, però lui diceva che nella vita tutto quello che si fa con entusiasmo, con gioia e con purezza di cuore non è mai vano.